prima trasferta stagionale per il Pineto di Aldo Ammazzalorso, che in un rinnovato Tonino Benelli, inaugurato mercoledì scorso con un amichevole a scopo benefico contro la primavera dell'Ascoli, è chiamato ad affrontare la quadrata Vispesaro dell'ex Rocco Costantino. Ammazzalorso, che oltre ai già assenti Marfia, Colleluori e Rachini, deve rinunciare anche all'apporto in mezzo al campo di Logoluso, infortunatosi nell'allenamento di venerdì, si schiera con il solito 4-4-2, inserendo a centrocampo nell'insolita posizione di centrale Emili in coppia con Esposito e sulla sinistra spazio ad Angelo dal primo minuto. Sassarini risponde con un 4-2-3-1 con Comi, Falomi e il giovane tedesco a dar manforte all'ex Costantino punta centrale avanzata. Prima dell'inizio della gara il capitano della Vis, Lorenzo Paoli, depone un mazzo di fiori sotto il settore occupato dai tifosi biancorossi in ricordo di un giovane tifoso pesarese prematuramente scomparso. Ma veniamo al calcio giocato. Parte bene la formazione biancazzurra, che al terzo potrebbe approfittare di un'ingenuità di Molinaro, che sbaglia il tempo dell'uscita, ma la difesa è attenta e recupera su Antenucci in agguato. Risponde la Vispesaro al tredicesimo con un colpo di testa di Ficola che termina al lato. Al quarto d'ora però la formazione di casa passa. Grieco è bravo a servire Costantino sul filo del fuorigioco, l'attaccante se ne va tutto solo e Mazzocchetti, nell'estremo tentativo di anticiparlo, prende la sfera con le mani fuori dall'area. Conseguente ammonizione per l'estremo biancazzurro da parte dell'arbitro livornese Carina Vitulano e punizione dal limite che Rocco Costantino calcia potente e centrale, portando in vantaggio i suoi e firmando il gol dell'ex, lui che aveva mosso i primi passi proprio con la casacca del Pineto nella stagione 2008-2009 in eccellenza. E lo stesso Costantino due minuti più tardi potrebbe anche raddoppiare, ma il diagonale termina al lato. Tentativo di risposta del Pineto al 25esimo con Antenucci, che ruba palla sulla tre quarti e calcia di prima intenzione con la sfera che termina oltre il 7. Immediata la controrisposta della Vispesaro, gran lancio a tagliare tutto il campo per Comi, che anticipa Mazzocchetti in uscita ma spedisce fuori di un soffio. Brividi per il Pineto, che però prima di andare al riposo riesce a riportare il risultato in parità. Punizione liftata di Cacciatore, Vantenucci di testa, il palo esterno e la ribattuta in rete dalla parte opposta di Esposito, che vale l'1-1. Ad inizio ripresa Ammazzalorso sostituisce D'Angelo con Malocu e inverte la posizione degli esterni, spostando Proietti a sinistra e inserendo Malocu a destra. La prima occasione prodotta al quinto è per Cacciatore, che dal limite a botta sicura costringe Molinaro alla deviazione in corner. Fase di stanca della gara con le due squadre che, dopo aver speso molto nei primi 45 minuti, si allungano. La Vis fatica a costruire gioco perché il Pineto è attento e chiude bene gli spazi. Al nono il solito Costantino tenta di servire Falomi, provvidenziale su di lui l'anticipo di De Fanis. Girandola di sostituzioni poi per i due tecnici, Sassarini inserisce Bugaro e Conte per Comi e Falomi, Ammazzalorso richiama a sé Proietti e Antenucci e getta nella mischia Andiaie e Ciarcelluti, ed è proprio quest'ultimo che, servito da D'Antonio al 34esimo, incorna di testa sul primo palo e ribalta il risultato a favore della formazione abruzzese. Il Pineto pregusta il sapore dei tre punti. Ma quando la gara sembra ormai finita, in pieno recupero al 48esimo, proprio lui, Rocco Costantino, dimostra di essere la bestia nera della sua ex squadra. Su assist al bacio di Conte mette a segno il gol che vale il definitivo 2-2 e la doppietta personale contro la squadra del suo paese. Sfuma così in extremis la gioia dei tre punti per il Pineto, vicinissimo al colpaccio in quel di Pesaro. Mister Ammazzalorso, c'è più delusione per questa vittoria sfumata o comunque un buon punto guadagnato? Alla fine, tutto sommato, il pareggio ci può stare per quanto visto in campo oggi. Sì, però insomma il trentesimo, l'ultimo secondo, 30 secondi lì, non so, la partita era, diciamo, in mano nostra, invece abbiamo commesso questo errore di non allontanare la palla. C'è stato un blackout su quella occasione all'ultimo istante. Sì, dovevamo riempire la palla semplicemente, invece l'abbiamo voluta giocare in modo un po' così e quindi abbiamo sbagliato, quindi, e loro ci hanno punito. Mister, è stata soprattutto un primo tempo in cui sicuramente la Vispesaro ha giocato una buona mezz'ora, poi dopo siete riusciti a pareggiare alla fine del primo tempo e quello è stato molto importante anche per ricominciare bene poi la ripresa. Sì, primo tempo abbiamo fatto
due o tre volte buona occasione, secondo me, perché abbiamo fatto fatica a costruire. Però insomma, devo dire che vedendo come stavamo oggi, le assenze, le piccole defiance così, di mancanza di condizione ad alcuni, quindi la prestazione più che soddisfacente. Stiamo segnando, stiamo subendo il giusto e quindi abbiamo ancora alcuni margini notevoli di miglioramento, perché abbiamo almeno 4-5 ragazzi che avete visto oggi, sono arrivati a 10-12 giorni, chi da 15, e non sono in condizione ancora, e si è visto lungo l'arco della partita, diciamo che abbiamo mantenuto molto di più con quelli che hanno iniziato il ritiro. Ma secondo me la squadra ha fatto la prima mezz'ora bene, poi ha sbagliato e abbiamo sbagliato su quella punizione esterna. Sapevamo anche le loro qualità, visto che i loro gol in campionato e in coppa sono avvenuti proprio in queste circostanze, e da lì ci siamo leggermente scoraggiati. Questo non deve accadere. Poi abbiamo fatto un secondo tempo dove ancora non siamo nei metri, perché siamo andati tantissime volte in fuorigioco e sarebbe bastato dei piccoli particolari per trovarsi davanti alla porta. E al contrario loro invece, che si conoscono bene, quando offendono trovano i metri e i tempi molto meglio di noi. Infatti sull'unica occasione che abbiamo dato nel corso del secondo tempo, ed escluso la punizione e un tiro a inizio secondo tempo, per il resto abbiamo solo giocato noi, quindi questo è merito e vuol dire che stiamo crescendo. È chiaro che siamo ancora, secondo me, al 50% di quello che possiamo andare a fare, però sicuramente siamo in crescita e valutiamo gli aspetti positivi, che abbiamo rimesso in piedi una partita complicata, mentre domenica scorsa ci siamo arresi a mezz'ora dalla fine. Oggi abbiamo lottato sino all'ultimo pallone e alla fine c'è questo primo brodino, ecco. Oggi sei stato proprio tu la bestia nera di questo Pineto. Sapevamo che ci tenevi a giocare questa partita, insomma, due gol alla tua ex squadra. Vabbè, sì, è stata un'emozione particolare già da inizio partita, insomma. L'ho affrontata per la prima volta da ex, quindi è sempre un'emozione un po' particolare, chiaramente. Sì, sono iniziato lì il mio primo anno in eccellenza e quindi lo ricordo, come ti ho detto in settimana, anche molto volentieri quell'anno.